postazione creativa non poteva mancare un video aggiornamento sulle novità che ho acquistato in cartoleria. Parto col dirvi che la maggior parte delle cose le mostro essenzialmente sempre in anteprima e il giorno che l'acquisto su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Cosa dire? Ho preso il bullet per mostrarvi anche i vari segni, farvi vedere come scrivono le penne. Purtroppo, mentre giravo il video, è successo questo. Questo è dato appunto dal DecoPen, il DecoPen della Prit. Di questo vi ho fatto il video specifico su IGTV, quindi vi lascio tranquillamente il link nell'info box su Instagram, appunto sarebbe. Vi ho fatto vedere un video appunto in cui vi mostravo il funzionamento, vi mostravo anche le varie decorazioni e dopo questa esperienza che non andrò a ripetere perché addirittura sta qui ma devo solo buttarlo praticamente, ve lo sconsiglio. Indubbiamente è un attrezzo, è un'idea carina, però in praticità no, non ci siamo perché ha fatto la stessa cosa che fanno anche i correttori, ossia si è andato a impilare tutto qua dentro. E non rulla più, non va più da nessuna parte, quindi nulla. Se sentite le urla in sottofondo, è la nonna che gioca con la bimba. Passiamo al prossimo acquisto che ho fatto e che recensisco in modo negativissimo, ossia questi. Questi sono i nuovi evidenziatori Tiger. Devo dire che anche qui, come nel DecoPen, l'idea era molto carina, perché appunto partiamo da una base in cui l'astuccio piccolino tranquillamente ci va. È una penna, sembra una penna, ma in realtà è un evidenziatore. La punta, parliamo di una punta molto fine, quindi va bene sia per evidenziare in modo totale che magari solo alcune parti. Questo ormai è andato praticamente. Ma il pacchetto comprendeva 4 di questi qui. Io già ne ho buttati la metà perché dopo 10 pagine che sottolineavo alcune parole perché poi farò un video aggiornato sul mio metodo di studio. Ho trovato il mio metodo fortunatamente. Dopo 10 parole evidenziate, scaricato, difatti, ecco qui. Cioè, non so se ho beccato io la confezione farlocca, ma non so per chi stesse adesso andando in bestia o su di giri perché io ho fatto uno scarabocchio sul bullet. Preciso che questo bullet essenzialmente è il bullet delle brutte copie, così lo chiamo. Difatti su questo bullet e non solo ci sono tutte le prove che faccio con le varie penne e comunque con tutto. Se mi seguite su Instagram vi faccio vedere anche come lo sfrutto. Quindi per me questo non è assolutamente uno scarabocchio, ma è una prova. Queste pagine tutte quante verranno riutilizzate in un altro modo e tranquillamente, come vedete, questa è una pagina tipo che c'è anche su Instagram. Sono varie prove con varie penne differenti. Difatti qui ci sono tutte le penne che utilizzo. Quindi questa qua, l'idea comunque era carina, ma in fin dei conti no, anche no. Perfetto. Poi nell'astuccio di AliExpress che mi ho mostrato un sacco di volte ho all'interno inserito tutti i mala di IKEA. Devo dire che sono dei pennarelli su cui non ci scommettevo un H. In realtà, devo essere sincera, sono molto versatili in quanto sono molto simili ai Crayola. Molto spesso vedo video su YouTube che comunque molti fanno il lettering con i Crayola, appunto. E questi non sono male, io adesso non sono un'esperta, però più o meno ci siamo, più o meno. Potete fare i tratti leggeri, anche più doppi, i tratti leggeri, più doppi, insomma, quindi hanno una punta molto molto versatile, come appunto quelli Crayola. Il prezzo però è veramente irrisorio perché questi qua mi pare costassero intorno ai 2 euro circa, ma nemmeno, e li trovate da IKEA tranquillamente. Sono i classici pennarelli, credo che vendano questi o qualcun altro, ma non ricordo. Comunque si scritto tranquillamente Mala. Questo astuccio qua invece è sempre di AliExpress. Devo dire che dalle immagini questi astucci sembravano molto più carini. L'interno qua è bellissimo. Questo qua l'ho portato con me un sacco di volte e qui si è già smangiato un pochettino qua, ma vabbè, li ho pagati tipo meno di 1 euro, quindi ci sta. Questi qua sono i nuovi pennarellini di Tiger. Allora, partiamo subito col dire che esistono tantissimi colori e ogni pacchetto comprende appunto tre punte
punte diverse del colore che avete scelto. Io per la precisione ho acquistato 4 pacchetti e costavano tutti quanti 2 euro. Partiamo col dire che in un pacchetto, essenzialmente il viola, mi è capitato uno farlocco, ossia che le plastiche purtroppo non era perfetta e quindi questo si è seccato, cioè già era così quando l'ho comprato. Comunque, partiamo col dirvi che, quanto ho detto di che, appunto, in ogni pacchetto ne escono tre. Tre di cui uno alla punta tipo Stabilo Point 88, quindi molto semplice. Un altro alla punta, mia figlia sta facendo carta, alla punta un po' più a pennerello, ma non più di tanto praticamente. E un altro alla punta proprio a pennerello, quindi un classico giotto, mi viene da dire, però non proprio. Diciamo che di questi due sono molto soddisfatta, di questo assolutamente no. Se volevo un pennarello, compravo il pacco di pennarelli. Mettiamolo in questo senso qua, perché per l'utilizzo che ne faccio io, questo mi è inutile. Nota negativa: il fatto che in nessun lato, che comunque appunto è formato da tre lati, in nessun lato del packaging della penna c'è scritto una misura o un simbolo o un segno che faccio capire che razza di punta c'è praticamente, quindi ogni volta devo stare là ad aprire e a verificare la punta, il che assolutamente non mi va per niente, quindi molto spesso, sono sincera, non li utilizzo perché mi scoccia andare a trovare la punta esatta e di tenere le confezioni anche no, perché occupano spazio, veramente sono confezioni un po' grandicelle. Comprare altri colori non credo proprio per questo motivo qua, assolutamente. Poi, quello detto, ok, questi qua. Queste sono due penne, una è sempre Ikea, che amo alla follia. Non c'è scritto niente, è semplice nero, però è abbastanza bella. È quasi simile appunto a questa qua. E la uso tantissimo, questa veramente la strauso. Altra penna che ho preso da AliExpress, questa è una 0.05. Devo dire che sto amando tantissimo le penne a tratto fine. Non credo che siano più piccole di 0.05, sì, 0.04 se non erro. Questa l'ho presa da AliExpress, mi è costata 1 euro e qualcosa, su per giù. E devo dire che è fantastica, ragazze. Cioè, questa è una penna. Io sono partita appunto da avere una scrittura molto 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 grossa, addirittura a volte calcavo la scrittura. Ad oggi invece, devo essere sincera, preferisco i tratti molto fini. E sull'agenda poi ve la mostrerò perché ce l'ho qui, anche qui, quella qua. Questa qui è l'agenda che ho terminato. Scrive in modo molto molto sottile. Ok, difatti inizialmente diciamo che è difficile anche trovare un'impostazione per questa agenda, ma questo è un discorso a parte, poi ve lo farò. Comunque, questa per me è super promossa. Poi, siccome sono alla ricerca della penna perfetta, come ho detto, ne ho ordinato un bel po'. Parliamo sempre di penne che non superano l'euro, l'euro 50 massimo, quindi non spendo più di tanto per penne su AliExpress perché sinceramente non so mai cosa mi arriva a casa. Altra penna, devo dire che il design è molto minimal, quindi è molto carina la penna ed è di quelle penne che appunto si svitano, tipo la funzione di Muji, mettiamola in questo modo qua. Finisce l'inchiostro qua e avete appunto le ricariche. Queste sono in blu o nere? Mi pare nere, tutte nere le ho scelte, non vorrei sbagliarmi. Sì, io stavo aprendo la penna già aperta. Anche questa qua ha un tratto simile a quella Tiger, leggermente più fine. E devo dire che è molto carina. Di queste ve ne arrivano due in questo modo qua e poi il set appunto di penne così. Questa qui ce l'ho di là al momento. Questo è un astuccio che mi è arrivato, sì. Mi è uscito da l'uovo di Pasqua della Bauli. E quindi sono super contenta, anche se si è già macchiato, va bene così.
Ok, e l'ultimo pezzo, questo è la switch di cui ho fatto il video. Eccola qua, questa è l'altra pinna. Questo è l'altro evidenziatore di Tiger. Sì, questa è una switch che ogni volta devo stare là a pulire. L'ultima penna che sto amando alla follia è questa qua. Sempre AliExpress, è una penna gel, non ricordo se è una 0.5 mi pare. Comunque non penso che sia 0.05 perché ve le metto a confronto. Ecco qua. Come vedete, questa qua è leggermente più spessa. Eccola qua. Però siamo là, è una penna abbastanza sottile. E poi ovviamente c'erano varie possibilità di scelta, bianca con i disegni neri, mi pare anche altre forme, non ricordo. Io ho scelto la nera con i disegni bianchi, per di più è il simbolo del toro, perché io sono un toro, ovviamente. E nulla, questi erano i miei acquisti di cartoline in generale. A breve ci saranno tantissimi altri video, mi raccomando, seguitemi. Vi ringrazio anche per gli iscritti nuovi, anche su Instagram, e vi mando un grosso bacio. Ciao!